oltre a tutto il grande pacchetto molto affascinante dell'innovazione digitale, delle connessioni immateriali, noi abbiamo ancora un problema di connessioni materiali. Un recovery fund, per così dire, più terra terra, volto a sviluppare le connessioni materiali. Il presidente Marsilio definisce così le infrastrutture, la cui inefficienza taglia fuori l'Abruzzo dai rapporti col resto della penisola e con l'Europa orientale, nonostante la posizione strategica della regione. Per questo parte dei 209 miliardi dall'Europa, che il governo Draghi sarà chiamato a gestire, dovrebbe essere investita sul potenziamento di porti e ferrovie. Noi parliamo di ferrovie, l'alta velocità non percorre la nostra regione, non connette, siamo alla stessa latitudine geografica della capitale d'Italia e il treno che porta a Roma dalla costa adriatica ci mette 3 ore e mezza per arrivare e compiere praticamente 200 km. Nel terzo millennio sono assurdità che non possono più essere tollerate. Abbiamo tutti i porti praticamente insabbiati, con moli e fondali insufficienti per i commerci e i carichi che oggi si muovono sui mari di tutto il mondo, mentre è chiaro che i porti abruzzesi potrebbero essere, diciamo, fondamentali come piattaforma logistica per entrare in Europa da tutto il mondo. Ma tutto in mano allo Stato centrale, dice Marsilio, che lamenta uno scarso coinvolgimento delle regioni. Da parte del governo nazionale non c'è stato nessuno spazio reale finora per discuterne davvero e siamo molto preoccupati di questo. E proprio per rafforzare il ruolo dei territori dell'Unione, Marsilio chiede un'agenzia europea per la coesione. E questa è la proposta avanzata dal governatore alla commissaria Elisa Ferreira. Per realizzare progetti di coesione territoriale, soprattutto quando accadono cataclismi, come in questo caso la pandemia, ma non c'è solo la pandemia, insomma, di eventi traumatici che colpiscono territori e che poi rendono necessario e opportuno degli interventi che ripristinino condizioni di equità e di uguaglianza tra tutti i cittadini, e allora l'agenzia dovrebbe avere questa mission e mettersi al servizio come strumento per gli enti locali, per le regioni e per i cittadini per arrivare a questi obiettivi.